Ciao a tutti ragazzi, stiamo andando oggi alla terza e ultima camminata. Come vi ho già anticipato nello scorso video, appunto c'è questa terza camminata che è un circuito di 1,5 km in cui appunto sono stati riprodotti, diciamo così, 6 degli ecosistemi che si possono trovare nell'outback dell'Australia. E penso che sia una cosa abbastanza interessante. Non ci sono ancora andate, 2 camminate le avevo già fatte, ero già andata in esplorazione, quindi sapevo già che cosa mi sarei trovata davanti. In questo caso invece sto andando alla cieca, quindi non so esattamente che cosa troverò, perché potrei anche non trovare nulla. Ok ragazzi, penso che ci siamo. Adesso vi faccio vedere l'area che c'è qui dietro di me. Come vedete c'è un capannone, c'è questa qui è una, come si dice, una pietra così messa lì a caso, e adesso dovrebbe comparire questa specie di capannone, semplicemente che dovrebbe essere usato giusto per, vedo dei tavoli da picnic appunto, quindi se qualcuno dovesse fermarsi per mangiare qui, per fare un attimo un picnic. Qui adesso vi faccio vedere, c'è anche quella che sembra una locomotiva in mezzo alla boscaglia. Sì, è una vecchia locomotiva. La faccio vedere anche questa dietro di me. Vedete? E adesso sì, siamo all'inizio della camminata. Qui c'è un cartello che dice appunto che si tratta di un progetto della comunità per propagare e sviluppare la conoscenza della flora nativa del locale. Ok, vi faccio questo qui al cartello, appunto. È un work in progress. E qui adesso penso che cominci la camminata, ci sono 2 bei cancelli. Diciamo che l'idea di venire qui alle 11 del mattino non è stata una grande idea, perché io sto morendo di caldo. Avrei potuto mettermi una canotta, ma non l'ho fatto e quindi probabilmente mi scioglierò. Se vi faccio vedere questi 2 bei cancelli. Ci sono i cancelli, questo qui è il 1. E questo qui è l'altro, sono praticamente uguali. Adesso io andrò di qua perché ho visto l'acqua e quindi andiamo dove potenzialmente fa più fresco. E ho già visto una cosa molto interessante, che sembra molto interessante, sembra un uccello. Adesso io mi fermo, da qui non riuscirò mai a farvelo vedere con il cellulare, ma gli faccio una foto e ve la metto in sovrimpressione qua. Adesso non vedrete più me, ma vedrete appunto il panorama, il paesaggio che c'è qui. Come vedete laggiù in fondo ci sono i cancelli, qui, qui. E qui appunto c'è una sorta di laghetto artificiale con l'acqua, è un po' sporca, diciamo così. E qui su queste rocce prima c'era una cosa che potrebbe sembrare un airone, come ho detto vi ho fatto vedere appunto l'immagine, la foto che sono riuscita a scattargli prima di vederlo volare via. E appunto adesso qui vediamo un po' che cosa ha da offrirci questa camminata. Come vedete è anche bella tenuta bene, nel senso c'è appunto il sentiero, ci sono... vediamo se ci sono anche dei cartelli informativi, diciamo così, per capire esattamente che cosa c'è. Ma comunque sia, sembra comunque una cosa tenuta abbastanza bene, comunque non mi delude. Ok, prima tappa, ho già adocchiato il cartello informativo che, diciamo, immaginavo che ci fosse. Siamo appunto in mezzo
agli alberi, sembra una sorta di pineta. E qui abbiamo il cartello informativo, ve lo faccio vedere un pochino, appunto Sandhills e Dunfields, quindi dune di sabbia. Appunto questa appunto la vegetazione caratteristica delle dune di sabbia australiane tipiche dell'outback. Qui c'è anche una panchina, quindi molto utile se appunto venite qui come me durante le ore più calde in maniera molto intelligente. Là ce n'è un'altra di panchina e adesso comunque io proseguo. Siamo arrivati anche al secondo ecosistema e abbiamo anche qui il cartello informativo. E si tratta di Mitchell Grass Plains, quindi diciamo una sorta di prato stabile, se così possiamo dire, una sorta di prateria, il prato tipico del deserto dell'outback australiano. Qui vi faccio vedere un po' di panorama. Diciamo non c'è tantissima ombra, a parte appunto vicino al primo punto. Adesso vedremo con i prossimi e appunto ci vediamo a breve. Ok, siamo già visto il terzo cartello, quindi presumo che si riferisca a questo piccolo boschetto e vediamo appunto di cosa si tratta. Ok, ecco qua il cartello informativo, Brigalow Belts, quindi delle sorte di cinture di alberi che si possono appunto trovare nell'outback australiano. Se non so questo Brigalow esattamente, cioè questo albero qui appunto, ma non so quale sia il suo nome latino, magari ve lo scrivo, me lo appunto, me lo scrivo da qualche parte in sovrimpressione. Su qui c'è un bivio, io andrei di qua e ci vediamo con il prossimo ecosistema. Quarto ecosistema, The Wetlands. Non so quanto possiate riuscire a leggere, comunque le zone umide, tanto per capirci, e appunto sono appunto relative a questo piccolo corso d'acqua che è stato appunto ricostruito. Non c'è granché da vedere, ci sono giusto delle canne qua. Comunque è molto suggestivo, diciamo così. Se ci fosse un pochino più d'ombra durante il percorso sarebbe un pochino meglio. So, sono un po' incuriosita da questo pozzo qua giù in fondo e andiamo insieme a scoprirlo. Cioè, non penso che sia attivo, ma magari. Ci siamo quasi. Penso ci sia almeno il secchio. Sì, il secchio c'è. Ma è proprio chiuso del tutto, oltre alla grata c'è anche. Non c'è proprio, non è molto profondo e anche il secchio, come potete vedere, non è molto fruibile, non svolgerebbe bene il suo lavoro. Quindi torniamo indietro e andiamo alla ricerca del quinto e del sesto ecosistema. Ok, come vedete qui c'è questa bella capannina, non è particolarmente, cioè fa ombra sì, non tantissimo, e ci siamo appunto al quinto ecosistema. Qui c'è il cartello informativo, Mulgalands, che è appunto caratterizzato da questo albero che è in fiore. Faccio vedere. Non so nemmeno se è a fuoco, ma insomma, tanto per farvi capire, che appunto si chiama Mulga, e che è tipico appunto delle zone desertiche perché appunto è molto resistente alle condizioni un po' estreme, quindi alte temperature e scarsità d'acqua. Adesso io penso che il giro sia finito, anche se in teoria manca un ecosistema. Se magari mi faccio un giro e se c'è l'ecosistema ve lo faccio vedere, ovviamente. E se non c'è, ci vediamo per la parte finale del video in ogni caso. Qui vedete siamo tornati all'inizio. Di qua penso ci sia, no, è bloccata, non è un'altra entrata. E qui siamo tornati appunto all'inizio. Qui ci sono i cancelli 1 e 2. Qua su
non so se riuscirò mai a riprenderlo, ma c'è un falchetto che gira. E appunto ci vediamo tra pochissimo. Allora, sono tornata sotto la capannina perché ho fatto di nuovo un giretto per il parco qui e non ho trovato il sesto ecosistema. Essendo c'è scritto che è un work in progress, probabilmente non l'hanno sviluppato, non hanno semplicemente messo il cartello, quindi non potrei dirvi. Piccola nota, devo dirvi appunto che il parco è comunque molto bello, anche se sono cinque ecosistemi invece che sei. Fu strutturato comunque abbastanza bene, i sentieri sono puliti, ci sono appunto, come avete visto, i cartellini informativi che vi spiegano appunto che cosa state vedendo. Non fate la furbata come me di venirci quando fa caldo, quindi tra le 11 e mezzogiorno. In ogni caso, portatevi sempre dietro il cappellino, immancabile assolutamente. Acqua, qui se vedete c'è del ghiaccio dentro perché io la metto in freezer durante la notte, quindi si congela e ho sempre l'acqua fresca comunque durante il giorno e poi mi porto sempre dietro delle barrette, adesso faccio vedere anche la marca che non mi paga, e sono barrette, semplicemente barrette di cereali, non sono né barrette energetiche né niente, queste qui sono appunto con cioccolato, quinoa e mandorle e poi vabbè, ci sono di varie marche, tutte le marche che volete, con tutti i gusti che volete e portatevi sempre dietro comunque cappellino, acqua e qualcosa da mettervi nello stomaco perché comunque sia è importante, soprattutto l'acqua. Dopo questo pippone esistenziale sulla sicurezza quando si va in giro nell'outback, vi lascio, vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale. In descrizione appunto trovate i link ai miei social. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, potete anche condividerlo con i vostri amici. Se avete qualche curiosità o qualche domanda da farmi, potete scriverla nei commenti qui sotto, sarò ben felice di rispondervi o con un commento oppure raccolgo le domande più frequenti o quelle più interessanti e vi rispondo direttamente con un video in modo tale da raggiungere il maggior numero di persone possibili. Detto questo, io sono assalita adesso dalle mosche, vi lascio e vi dico have a nice life.